Ragazzuoli miei, bentornati su Clash Royale. Io sono Grax, sono sconcertato, ho visto delle cose, reagiremo insieme in questo video. Vi chiedo solamente in cambio un like, è totalmente gratis. Per la solidarietà di Grax, iscrivetevi e campanella per rimanere aggiornati su tutto. È un consiglio, come ve lo devo dire. E codice Grax alla fine dello shop, Super Sale Store, 10% di sconto. Il codice Grax, mi raccomando, se volete supportarmi, inseritelo. Nella seconda parte di questo video, poi recupereremo un po' di coppe, ci scanneremo nella ladder cose. Prima di tutto voglio andare a reagire con voi ad un teaser che fa venire i brividi. Dura tipo 7 secondi, è una cosa veloce, ma è brutale. Eccoci qui, schermata iniziale del teaser, poi dopo lo rimettiamo in pausa. 7 giorni rimanenti alla rivelazione come The Ring, ma quello là, quel 10 di Elisir. Andiamo col teaser. 7 giorni lo zoom. Nuovo campione, se la ride. E catturalo se ci riesci, poi dopo regà, mi sembra che finisce. E ok, torno indietro, rimaniamo un attimo fermi. Allora c'è Star Pony del principe, poi la boccetta d'Elisir, non so se la vedete sotto al pony, che dovrebbe essere quella del boscaiolo, quella che cade in testa al boscaiolo, mi sembra. La recluta che va con una sorta di pergamena all'interno di questo saloon con una bella botte d'Elisir tutto acceso, tutto funzionante. E poi c'è sta l'insegna col 10 d'Elisir. Boni un attimo, che sta a significare 10 d'Elisir? Non mi dite che, ovviamente, è ricollegata al campione perché poi c'è sta la sagoma della carta del campione, no? Vi faccio vedere, quindi di sicuro si parla del campione. Qua abbiamo lo zoom, c'è scritto qualcosa sul portone, non riesco a capirlo. Se voi lo capite, fatemelo sapere. Ma non è che uscirà la prima carta costa 10 d'Elisir. E diciamo potrebbe avere anche senso perché il campione è l'unica carta che non puoi andare a specchiare all'interno di Clash Royale. Anzi, addirittura la puoi mettere una sola volta in campo finché non ci lascia le penne, non ti viene rimessa neanche in mano la carta. Quindi avere una carta costo 10 campione può funzionare. Poi l'abilità, ora non lo so, oppure magari è l'abilità costo 10? Io ho veramente paura. Ragazzi, preparatevi ad un Clash Royale totalmente diverso. Fatemi sapere la vostra. Là sotto c'è un manifesto di Wanted. Mi sembrava la Queen, ma ci sta la candela del Miner. Quella che c'è il Miner sulla testa. Ma quella non è né la Queen né la Princess. Ma è il King? No, non è il King perché non c'è la barba. È qualcosa di reale? Non mi dite. Non mi dite costo 10 perché ho veramente paura. C'è sta pure una freccia? Ci sono delle frecce. Spara la freccia come la princess? Come la principessa? Non lo so, ragazzi, non lo so. Ci stanno frecce, tra l'altro, ovunque su tutta quanta la struttura. Sono totalmente senza parole. Fatemi sapere la vostra. Tra l'altro, mi avete ricordato voi una cosa che a Grax è sfuggita. All'interno dell'arena, adesso ci andiamo a recuperare le coppe. Speriamo di giocare bene. C'è una statua coperta. C'era una statua coperta. Chissà se poi l'aggiorneranno in futuro e toglieranno il mantello. Perché non so se state vedendo. Poi, tra l'altro, da iPad si vede molto meglio rispetto alla versione PC, alla versione quella in 9 sedicesimi. Perché qui siamo un pochetto più larghi. Monaco, biondone. Là sopra in alto c'è il King. Grax deve recuperare le coppe e siamo contro cimitero. Dove vogliamo andare, ragazzi? Grax. Sotto c'è il re degli scheletri, la Queen. Dovrebbe mancare il minatore colossale, che è quello coperto, ma non penso, perché considerando che c'ha tutta quanta la cosa lì, la trivella gigante, non mi sembra un qualcosa che possa ricollegare alla trivella gigante. Invece, ragazzi, è gigante royale, è una bruttissima situazione, sono sincero con voi. Qui mi tira una bella fireball, riesco comunque a frizzarlo, non voglio prendere danni, forse non li prendevo lo stesso. Vediamo se riusciamo a vincere il match, ma la vedo molto complicata. Quindi questa statua coperta sembra però un qualcosa di abbastanza grande. Cioè, c'ha quasi le dimensioni di un golem d'Elisir. Ho una paura incredibile. Però certo, la grandezza della statua può essere ricollegata al 10 d'Elisir, magari un qualcosa di gigante. Aiutatemi. Aiutatemi a capire. Io non ci dormo la notte, belli miei. Sarà il delirio più totale 10 d'Elisir. Credo che non possa andare d'accordo col domatore, perché il domatore, essendo una carta cycle, non si possono utilizzare delle carte pesanti all'interno del deck.
Però lo proveremo eventualmente. Tanto fireball. Adesso concentrati. E facciamo una petizione per far droppare la Supercell, la statua del Minero Colossal che non ci sta all'interno dell'arena. Probabilmente la aggiorneranno. Questa è una partitaccia, ragazzi. Questo è il caro vecchio deck De Neffi e Ciccio. Molto complicato counter del domatore, perché praticamente lui riesce ad evocare una marea di scheletrini con il re degli scheletri che al momento ancora non ha accumulato. Siamo pari, 3681 a 3681, c'ha la fireball, c'ha il re degli scheletri, adesso mi darà infiniti problemi. Tra l'altro riuscirà probabilmente, tanto fireball sulla parte sinistra, a mettere un altro gigante Royalone. Qui si frizza, lì dovrei stare abbastanza tranquillo. Doppio Ganon, tanto quello non ha caricato le anime. Arriva giustamente il gigante, ok. Domatore, moschettiere. Poi vado con Log, vado col congeleno e prendo credo solo due hit da parte del Gig Royal. Esatto, il moschettiere ha fatto i suoi danni. Ora, se quella fight a sinistra non è un problema, posso provare ad andare con... ma come me la gestisco? Non lo so, ragazzi. Non mi riesco a muovere. E tra l'altro adesso lui è carico. È la prima volta che è riuscito a caricare bene. Ci prova a mettere il congi. Va sulla parte destra, cambia lane. Probabilmente evocherà. Sicuramente evocherà. Ce l'ha fatta. Io nel dubbio tiro il log. Se prendo qualche hit sulla parte di sinistra non è un problema. E vabbè, ma c'ha un target, ragazzi, il gigante Royale. Io gli scheletrini li ho messi sugli zappis, l'avete visti. E quindi mi dovete dire, ragazzi, come si fa a scalare quando il gioco ti dice che non puoi scalare. Quella lapide è pure messa bene, mi sembra. È vero, Graxas è pure sbagliato a tirare sto domatore. Non riesco più a pushare, letteralmente impossibile. Counter, non l'ho giocata probabilmente nel modo migliore possibile. Diciamo che anche il gioco non è che mi ha riservato chissà quale situazione meravigliosa. Qui tiro una fireball, provo a valorizzare il moschettiere dovrebbe esserci. Sulla parte sinistra posso pure subire leggermente, non è un problema. Lui ha scaricato tanto con i giganti Royal. Qui ci metto il cava Evo, ci metto il moschettiere, lui mi aggrappa, ok, log... Secondo me non incredibile. Devo provare a fare un predict di fireball, un predict di log. Ci stanno i maiali a gogo. Moschettiere colpisce, zappis a destra. Recuperiamo le coppe di che cosa? Speriamo che il nuovo eroe, il nuovo campione cambi il meta. Parlo d'eroe perché ovviamente rega Clash of Clans sempre nel cuore, per me sono tutti quanti eroi. Cavaliere, moschettiere. Lui non mi riesce ad entrare col gigante royale, ma se l'è presa addirittura difensiva. Cioè, non so se vi state a rende conto, se l'è presa difensiva. Il domatore sotto torre, oramai troppa roba, ci metto il cannone. Non ce l'abbiamo fatta. Forse tiltando contro i counter e distruggendo tutto riusciamo a capire chi c'è sta sotto la statua. Togliamo il velo, potrebbe essere un'idea, spacco tutto. Purtroppo no. Ma noi siamo qui per recuperare. Il gioco ci mette a dura prova, ma noi siamo più duri del gioco. Non ci possono scalfire. Cavaliere, mi dico solo, domatore, terremoto con pirotecnica, sicuramente, eccetera, eccetera. Domatore, vediamo che tipo di struttura ha. Cannone, torre bombi. Non ti puoi sbagliare. Dovrei provare ad attivarmi la torre. Attivandomi la torre ho una micro possibilità di passare leggermente, dico leggermente, in vantaggio. Va giù la pirotecnica, siamo tutti contenti. Lui non dovrebbe avere la bombitorre, ma il super miner non credo. Andiamo col domatore, c'è goblini. Intanto il moschettiere deve pulire, ma i goblini fanno un danno clamoroso. Il domatore hitta e anche il moschettiere sacrifica la pyro. Una scelta particolare perché la pyro, ok, io la posso tirare giù, non dovrebbe colpirmi. Però è una carta molto importante per lui. Se io metto il cavaliere davanti alla torre, mi fa la proiezione e mi spacca tutto. Congilino che connette, questa cosa mi piace. Io posso andare pure col cavaliere, perché tanto appunto non c'ha la pyro. Super Miner, l'abbiamo chiamato tra l'altro, ne parlavamo prima. Cioè, guardate quanto è grosso il Super Miner. Non può stare sotto quella statua. Quindi sotto quella statua che cosa c'è? Intanto lui qui sbaglia il placement della bombitorre. Io sbaglio il placement del log. Un qualcosa di imbarazzante. 3100 alla parte di sinistra. Potevo almeno colpire la torre, facevo un po' di danni. Non mi sembra un player fortissimo con questo deck. Evo Pyro? Mi sembra di sì, quindi tieni di buona la fireball, Grax sarà importantissima. Cavaliere, questo non è un ottimo domatore per lui.
Però comunque ha messo un'ottima terremoto. Il cavaliere evo toglie goblini, non serve il log. Perfetto, il domatore tirana hit. Potrei valorizzare l'evocava con log, eh. Ma evitiamo di fare... Vabbè, ma lui non sa giocare, ragazzi. E io probabilmente tanto meno. Qua mi serve la fireball. Vabbè, la cosa positiva è che andrà a fare una fight col moschettiere. 1v1. Grax, allora, lui non sa utilizzare questo deck, ma tu veramente non sai giocare a Clash Royale, perché, cioè, stai rischiando di perdere una situazione del genere letteralmente imbarazzante. Non dico altro, gli stai facendo valorizzare tutto, sto sbagliando qualsiasi cosa esistente. Quella torre dovrebbe andare giù, io qui sono clean, lui non ha strutture difensive. Forse la sua primissima partita con questo deck, vediamo, metterà goblini. Ma lo sapevo, raga, questa è easy torre per me. Giusto, domatore che hitta, 1, 2, 3, 4, 5. Non ha mai giocato questo deck, forse la prima partita con questo deck. E ritorno sempre a ripetere, quando si utilizza un deck meta ma non lo sappiamo giocare come il nostro main deck, automaticamente questa è la figura che si fa, perché vai ad incontrare player che utilizzano il proprio main deck. Quindi, dato che il tuo deck non è abbastanza skillato e non conosci tutti i pro tips, verrai collocato in un meta più basso rispetto al tuo main deck. Vi ho riassunto Clash Royale con poche parole, un po' complesse ma più o meno. Cerco sempre di essere chiaro. Next partita, chiudiamo sul 2-1, recuperiamo qualche coppetta. Potrei farne pure 4. Ma dai, facciamone 4, un video un pochetto più tosto. Al minimo perdo questa e perdo la prossima. Dovrei essere counter, salvo eventuali reclute. Oppure gigante cimitero. Oppure gigante cimitero. Devo togliere prima di tutto il prince. Se c'ha la zap non è un problema, le frecce ce l'ha buttata. Intanto togli subito il prince, poi il gigante ci pensiamo dopo. Che c'è sta il cavaliere che gli tira da dietro. Oh, non si colpisce mai un guerriero da dietro. Botte, le spadate sulle spalle del gigante. Ok, ha le frecce. E qui un log secondo me ci può sta bene, perché fermo la carica, il domatore va bello clean sulla torre, non prende la botta grossa. E strappo due belle hit. So sincero, mettere il moschettiere lo devo mettere assolutamente adesso, per forza di cose. Quello è un frizz allucinante, mamma mia quel congi. Mi sa che quello connette, non me la rischio. Certo, questo cavaliere mi è costato tanto. Questo cavaliere mi è costato tanto, probabilmente me ne pentirò. Lui mi carica, è gigante doppi principi. Devo valorizzare il mio mosche, perché se lui prende credito con quel principe mi mette il gigante al ponte e poi dopo io vado in difficoltà. Lui spreca la zap, sono leggermente in vantaggio. A questo punto lui ha principe nero, gigante, frecce e mi manca un'altra carta. Vado col domatore? Vado col domatore. Lui mette il Prince Black, esatto, e il mago zap. No, aveva lo sgherro, ecco che cosa mancava. Intanto mi regala due hit, ma lui qui mi regala un gigante al ponte che ha un valore allucinante. Ferma la carica e ferma il mega sgherro, ferma il congelino e ferma lui sul moschettiere, perché quello che mi dà problemi è esattamente il miner, non è tutto il resto. Perché se lui mi dà il colpetto sul moschettiere, poi mi tira le frecce, saluto il moschettiere e non c'ho più la difesa. Ora calma De Grax, perché se metti il domatore gli dai il valore sull'elisir, questo pusha. Io vado con un log, fermo la carica, sbaglia la zap, mi prendo la botta e mi tengo gli skelli per l'eventuale... Anche un discorso di mago zap, ma era proprio per il mega sgherro. Pulisco molto bene il moschettiere, peccato che va avanti, ma ci sta, il congelino fa il suo lavoro, ottimo. Subito cannone, perfetto. Cediro un log, cediro il cavaliere e tengo tutto lì. 1v1 con il miner sulla parte di sinistra e va giù. C'ho il cannone posizionato. Mi sembra abbastanza tranquillo, ho paura solo della zap che non ce l'ha. Infatti c'è le frecce, domatore che parte. Log per evitare, mago zap, carica eccetera. Ragazzi, il Grax prova a risalire, partitella dopo partitella, bene, due vittorie, la prima ovviamente dopo l'astri, ne facciamo un'altra. Questo qua aveva nello standard il domatore, e tra l'altro sapienza nera, e tra l'altro è partito molto bene, e tra l'altro io sono partito molto male, perché devo sprecare, tra l'altro pure lag. Ok, ho sprecato tutte le mie carte, lui ha difeso solamente con un cannone, dovrebbe essere leggermente... in vantaggio. Potrebbe essere mirror, oppure tipo il cavaliere non ce l'ha e c'ha gli skelli. 2.6.
sono counter del 2.6 perché lui non può difendermi. L'evocava quando sarà il momento. Mette un domatore particolarissimo. Lo faccio scavallare. È un moschettiere particolarissimo quello, che non va giù tra l'altro. Però con il congi, log e tutto, abbiamo difeso. Ok, lui leggermente in vantaggio, non è un problema, ci metto Skelly davanti, moschettiere che va giù, è bravo. Quella giocata di domatore era fatta apposta per mettere il moschettiere, quindi parliamo di una persona che è abbastanza navigata. Ok, i prossimi suoi Skelly Evo saranno degli Skelly evoluti, però non capisco questo domatore dritto, considerando che sapeva anche del mio cannone, perché l'avevo già posizionato. Non lo so, forse per farmi ciclare male. Nel dubbio parto. La fireball va sempre sul moschettiere all'inizio, non va mai sul cannone, perché così prendo torre e poi il suo moschettiere. Sai che quel domatore, per un attimo ci ho sperato, andrà sinistra o destra? Col domatore no, fa morire tutto. Ok, dato che stiamo andando nel per due, ma lui c'ha Skelly Evo, mi devo tenere sicuramente il log. Lui l'ha sprecato. Se va con il cannone subito, loghetto, bello preciso. Guarda che fascia, guarda che fascia, non se l'aspettava. Cavaliere Evo che mi tanca. Crollato ragazzi, è crollato, è crollato. Va bene, ve ne offro un'altra, perché mi sta pre... Occhio Grax, perché lui adesso parte, Stai molto calmissimo, vai con il log, pulisci la moschettiera. Mamma mia ragazzi, quel micro lag mi ha mandato fuori di cervello. Prima di fare delle congetture strane, gioca bene. Lui qui, ok, conosce allora il doma jump, sbaglia il mos... Ragazzi, quello è lag però, Quello è lag ragazzi, attenzione, parliamo di lag. Parliamo di lag, perché il cannone io l'ho messo prima, avevo le mani al cielo. A sto punto io non so se mi conviene rischiarla, perché lui la sta recuperando. Allora andiamo con fireball, prima fireball, domatore dal back and out cycle. Non so quanto gli possa convenire. Tiro il log, moschettiere, tiro il log, lui c'ha la fire, ma col log lì non passa assolutamente niente. Tiro la mia fire e dovrebbe bastarmi essenzialmente un log per vincerla. Mi stavo complicando la vita proprio per questo motivo, ve ne gioco un'altra. Che volete di più? Grax sul pezzo, e se riesco torniamo a 1007. Sto ancora rosicando per il primo match contro il gigante Royale. Ci siamo tolti queste coppe de torno 1666, ciaone. Se vinco 1007, ci si prova. Domatore subito, apriamo le danze. Parabellum Chapix 1701. Cannone sbagliato! Dobbiamo riconfermarci. Probabilmente sì, dobbiamo riconfermarci contro il domatore. Tra l'altro log è messo bene, ma in teoria con i doppi danni. Clean log buttato, lo possiamo dire. Ci ha creduto, ma non gli è servito. Di nuovo 2.6. E sono counter, ripeto, perché lui l'evocava. Non lo può difendere con cannone e moschettiere, dato che filtra tutto. Non vorrei sprecare il moschettiere. Lui metterà, credo, a questo punto o il cannone o il moschettiere. Allora io vado di fireball, bella precisa, porta avanti i miei danni. Sulla sinistra diventa tutto praticamente loggabile. Se tira il domatore, sto discretamente clean, ma lui ha sprecato tanto, quindi ho guadagnato i miei danni di fireball. Con Gilino e mettiamo pressing. Con Gilino lui a destra è perfetto, se cambi lane a me va anche meglio. Non ha la pirotecnica, ma questo domatore un pochino da rivedere, perché quello va giù. Io ho gli scheletrini, col doppio danno agli scheletrini non dovrebbe ittare. Ragazzi, so queste le cose che fanno la differenza nel 2.6. Se tu riesci a risparmiare, poi hai dei push veramente clamorosi. Se io riesco a tirare qui un ottimo log, quel domatore passa. Quel domatore passa e ci tira la fireball. Sono i dettagli che fanno la differenza nel domatore. Queste partite non potrei mai giocarle. Lui fa sombrero sul log. Non potrei mai giocarle da PC, è letteralmente impossibile. Devo avere doppi tap, tripli tap. Poi con l'iPad che è abbastanza grande ancora meglio. Proviamo a pushare, riesce a mettere il cannone. Devo andare con il log, perché se tiro il log tolgo gli skelli. E quell'epoca è letteralmente indifendibile. Abbiamo massacrato 2.6.
Vabbè, ragazzi, probabilmente è l'ansia per il nuovo campione. Io non vedo l'ora di vedere di più di che cosa si tratta. Probabilmente anche voi rimanete sintonizzati. È fondamentale avere l'iscrizione, perché se c'è sta robetta tattica, Grax ve lo porta in video, analizziamo tutto, cerchiamo di scoprire tutto. Tra l'altro, sempre nell'arena qui, ma quella gemma fucsia che sta là sopra sotto al King, il King tra l'altro c'ha la spada, cosa particolare. Chissà se un giorno vedremo il King di Clash Royale. Da questa schermata si vede tutto benissimo. Ci sono quelle due teche con le gemme viola. Speriamo non arrivino mai nei giochi Supercell, perché già stanno le gemme verdi. Ci mettiamo pure quelle viola. E alla fine, Pedwin da tutte le parti. Queen sulla parte di sinistra. Poi ci sta il Re degli Scheletri, Monaco, Biondone, manca il Miner. C'è la statua coperta e quello lassù è il King. Fatemi sapere la vostra, like, iscrizione e campanella e codice Grax ovunque. Ciao belli, ciao ciao.